Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, oggi facciamo a tappa a Rovetta per parlare del muro che Trump vuole costruire tra Stati Uniti e Messico. Siete d'accordo con i muri? Sentiamo cosa ne pensa la gente a Rovetta. Dopo si vedrà, perché sono tutte cose buttate lì in qualche modo. Buttate lì mica tanto, perché questo sì, è bello deciso. Ancora non è definitiva la cosa, perché come ho sentito il telegiornale ieri sera non è che sia molto, molto sicuro neanche lui di quello che vuol fare. No. Come ha parlato la televisione ieri sera. Più che altro non si sa chi dovrà pagare questo benedetto muro. Chi dovrà pagarlo? Ma no, lui dice però che dovranno pagarlo i messicani. Certo, devo fare il muro e pagare solo loro. Però io la penso come lui, diciamo, come idea lo penso così. Quindi un ritorno al passato. Un ritorno al passato. Importante che non crei molti disagi. Non è un po' pericoloso questo ritorno al passato, non si rischia? No, secondo me no. Se questo muro, come ho sentito parlare, può portare dei benefici a lui, non trovo una cosa proprio ingiusta. Non è che è un muro che... il muro di Berlino che... è un muro che vieta di fare certe cose. Di oltrepassarlo come era a Berlino. No, devono trovare una soluzione, però non è un muro che vieta di il transito, è un muro che impedisce di fare certe cose. Ah, di solito un muro impedisce il transito, però se lei dice che impedisce certe cose mi va bene. Ma per quanto riguarda invece i migranti che arrivano dalla Libia? Per i migranti dalla Libia io non sono razzista, però penso che qualsiasi migrante che venga qua e rispetta le nostre regole e fa il suo dovere, ben vengano, ben accettati. Quelli che vengono qua a delinquere non mi sta bene. Se si potesse erigere un muro in mezzo al mare? No, quello no, un muro in mezzo al mare, perché però guardi che ci sono molte speculazioni, lei le sentirà su quelle cose qua. Salvare bisogna salvare tutti, qualsiasi persona, distintamente. Però quando sono qua che devono rispettare certe regole. Se loro si adattano a vivere con le nostre regole, rispettano e vanno a lavorare, anche se il lavoro non c'è, ben vengano anche loro, aiuta l'economia, aiuta tante cose. Ma come abbiamo visto, quelle persone che arrivano qua tutte a delinquere. L'80% arrivano qua a delinquere, che basta che apre il giornale e vede. Lei comunque è per l'accoglienza. Accoglienza, se ben fatta, mi sta bene, non accoglienza come stanno facendo adesso. Il muro in Messico, no, di Trump. Io sono stato in Messico, ma... è un disordine nelle grandi città, lì in Messico c'è proprio un terzo mondo proprio. In 6 milioni che vanno in America, che da immigrati in America, e Donald Trump vuole mettere il muro. Purtroppo è d'accordo con i muri. Se ha presentato le sue politiche durante, come si chiama? Le elezioni deve mantenere per quelli che l'hanno votato, insomma. Perché tanti americani secondo lei l'hanno votato anche per il muro? Anche per l'immigrazione più che altro. Ma non sono pericolosi questi ricorsi storici, i muri? Fa, i muri cercano di abbattere, invece lui vuol farli. Io sono contro anch'io quelle cose lì, perché uno che vuole scappare scappa ancora di là. E dopo va di là a fare. Se no il lavoro non c'è di qua, non c'è di là. Un po' come succede per come succede le persone qua che parlano in dell'Africa. Uguale, preciso. È d'accordo? Secondo me no. Secondo me no, non è la soluzione del problema, perché anche a costruire queste cose si trova comunque, guardi cosa succede con il muro che c'è a Ceuta. Ce ne sono in giro i muri. Ce ne sono in giro, quindi il problema non si risolve comunque costruendo i muri, bisogna fare delle trattative diverse, secondo me. Costruirlo no? No. Non sei per i muri? No. Quindi per l'accoglienza? Accoglienza giusta. Cosa vuol dire secondo te accoglienza giusta? Regolare. Perché i regolari, secondo il mio punto di vista, stanno bene al proprio paese. E ribaltiamo la cosa anche per gli immigrati che stanno venendo in Italia. Perché anche noi abbiamo un problema. Si sta pensando addirittura di un blocco navale per impedire le partenze, ne stanno discutendo. Certo, ma quello è giusto, è il proprio paese, che li blocchino il proprio paese. Quello mi sembra una cosa più che positiva. Quindi quel blocco sì? Quel blocco sì. Quel blocco sì? Assolutamente. Il blocco sì. In Messico no? In Messico no, perché purtroppo io non so la realtà che hanno gli altri paesi, io parlo del mio paese Italia, che tutti che si lamentano, purtroppo siamo qua in... non so cosa dirti, guarda,
Comunque che blocchino le partenze dalla Libia, sì. Sì, che blocchino le partenze dalla Libia, sì. Ha sentito Trump, il muro si farà. Non sono assolutamente d'accordo, abbiamo abbattuto quello di Berlino, adesso ne facciamo uno fra America e Messico, cioè mi sembra assurdo. Comunque vabbè, un presidente che non vuole nessuno, chi lo vuole probabilmente avrà i suoi problemi, ma se io fossi stato un americano sicuramente non l'avrei votato. Io stavo pensando alla sua frase, non lo vuole nessuno. No, è stato eletto da milioni di persone. No, ma infatti, votato, infatti non avrebbero voluto fare una cosa del genere. Secondo me gli americani hanno perso punti, ma tanti, cioè sì. Popolo tanto democratico, tanto all'avanguardia, no? Una delusione unica per gli europei, penso. Adesso gli inglesi però ci vanno a braccetto, perché probabilmente uscendo dall'Europa avranno tutto l'interesse per farlo. Quindi, insomma... Infatti sa l'incontro, sì, poi sì. Per il premio. Del resto gli americani sono inglesi che sono trasferiti là, quindi ormai sono legati da un parentato di sangue ormai stretto, vincolato. Mi viene quasi da pensare che è stata fatta anche apposta questa cosa, come se già avessero immaginato che Trump sarebbe poi diventato presidente degli Stati Uniti. Quindi una scommessa. Non mi meraviglia la cosa, insomma. Comunque delusione grandissima per quanto mi riguarda, poi dopo. Ed, secondo lei è un primo passo verso un ritorno al passato, questo del muro? Secondo me... C'è da preoccuparsi davvero per cicli storici, insomma, preoccupanti? Ma secondo me sì. Poi anche il fatto che con Putin vanno d'accordo è evidente che, insomma, l'unica nostra speranza adesso sono i cinesi, perché i cinesi sono molto lontani da questa situazione, quindi... Spero che l'Europa a questo punto lasci apertamente la NATO, tutto quanto, e magari chissà, nascerà una nuova forza, Cina, Europa, vecchio continente, perché sono l'unica speranza rimasta. E stanno già entrando noi dal mondo del calcio, del pallone, forse che lo sa, sapendo che gli italiani sono malati in pallone, cominciano già a comprarsi le squadre. Ne sono convinto. Poi magari domani si compreranno tutte le economie italiane. Ne sono convinto di questo. A parte il fatto che ormai i muri li stiamo facendo anche noi in Europa, no? Perché io ho visto quello che sta avvenendo in Grecia, in Turchia, dappertutto, non lo so. Hai sentito questa della storia del blocco navale contro le partenze? Quello è un muro navale. Il blocco navale in un certo senso ci vuole, cioè le persone vanno aiutate, umanamente vanno aiutate. Non è un problema di chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla fame. Le persone vanno aiutate. Sì, chi ha un minimo di umanità, ieri abbiamo festeggiato il giorno della memoria, no? Cioè stiamo festeggiando giorni della memoria di 50-60 anni fa, quando sono atrocità che succedono quotidianamente tutti i giorni nel silenzio. Silenzio totale, non basta pensare alle tribù indiane o cose di questo genere, di quello che è stato fatto, no? Quindi se vogliamo ricordare il giorno della memoria, ricordiamoci del passato, ma diamo una mano anche al presente. Allora, se vogliamo aiutare le persone, adesso gli italiani hanno fatto un bellissimo ospedale, i militari giù in Libia, no? Per aiutare le persone. Allora, che questo aiuto sia in un certo senso valido, no? Ma che contribuisca anche l'Europa a tutto questo, perché ci hanno abbandonato 1-0 e adesso stiamo vedendo che cosa sta succedendo, quindi ci hanno abbandonato 1-0, io sono per l'aiuto sul loro territorio, poi se qualcuno vuol venire qui e lo si vuole aiutare qui, che lo si aiuti, ma non si può tenere le persone in questa situazione, insomma, non possiamo ghettizzare le persone, parliamo appunto di giorno della memoria e poi abbiamo qui migliaia e migliaia di persone tenute in carcere, in situazioni che nemmeno gli animali si possono tenere, Io da milanese la penso così, poi dopo mi dispiace, non sono un leghista, ci tengo a precisarlo perché i leghisti che vadano pure con Trump non è un problema per me, insomma. Cosa ne pensa del muro? No. Non le piace? No. Quindi zero? No, zero. Perché questa decisione di costruirlo, secondo lei? Come mai tanti americani così d'accordo? Ma c'è una politica anche lì che... Un ritorno al passato pericoloso? Sì. In quel personaggio sì. Trump, il muro si farà. Il muro è 20 anni che c'è. C'è già il muro. Quello col Messico? Sì, c'è già. Come c'è già? Lo vuole riverniciare, ma c'è già. Non c'è il muro col Messico. No, 200 e passa chilometri già c'è. Ma adesso ne fanno uno bello alto, 6 metri, con il filo spinato in cima. Cromato. Perché lì i problemi di manutenzione poi diventano tanti. Cosa ne pensi di queste storie dei muri che tornano? Che abbiamo una sfortuna. No, non lo posso dire. Dobbiamo tornare un po' a rispettare l'identità nazionale di ogni singola nazione. Mi sembra giusto, perché sennò finiremo in un meccanismo di confusione ideologica e di cultura. Il multiculturalismo, secondo me, è abbastanza complesso da gestire. E si andranno a perdere tanti vantaggi delle singole culture, e giusti o sbagliati che siano.
Perciò ogni cultura ha il suo paese. E non è il DNA il problema, un bianco, un nero, un verde, un giallo, abbiamo lo 0,5% forse di DNA diverso, se no siamo tutti uguali. Il problema è da dove veniamo, la cultura che abbiamo e cosa ci portiamo dietro e che cosa andremo a modificare nello stato che ci accoglie. Quindi alla fine è un muro, sì o no? I muri serviranno un po'. Ah, ok, tu sei per i muri. Serviranno un po', ma gestiti con delle logiche, con delle attenzioni particolari, perché ovviamente la popolazione oggi gira per il mondo, però è anche vero che bisogna farsi una domanda. Le frontiere non dobbiamo chiederci se è giusto che ci siano, ma dobbiamo chiederci perché sono state fatte, perché ci sono le frontiere, prima non c'erano, l'uomo ha dovuto arrivare alla necessità di difendere la propria identità per avere un modello culturale adeguato a se stesso, crea una frontiera per poter decidere che lingua parlare in quel posto, se togliamo tutte le frontiere dobbiamo prepararci al caos. Non è anche una lettura stupida nemmeno questa. Ma neanche, perché sia positivo o negativo, ma per il semplice fatto che è un cambiamento troppo veloce. Se qui portiamo qui 60 milioni di africani, fra 2 anni si parla africano. Cioè gli africani parleranno africano, gli italiani parleranno italiano. Se ci saranno ancora gli italiani, dipende, perché poi la specie più forte prevale. Vorrei che ti facciano fuori. No, non in quel senso. Lo vediamo già nel calo demografico degli italiani e l'aumento di quelli africani. È una questione di numeri, non è una questione né di cattiveria, né di buonismo, né niente. In Italia, guarda, anche qui in Bergamasca ci sono già scuole di inglese, dove si parla esclusivamente inglese. Ci sarebbero scuole in cui si parla esclusivamente inglese o italiano, sì, sì, o africano. Però, no, non è che non piace, il cambiamento non deve essere traumatico, non deve essere veloce, non deve essere repentino in 10 anni, sono fenomeni che sono sempre successi, ma forse qui stiamo accelerando sui tempi, creando della parecchia confusione, non vorrei che poi ci siano dei risvolti magari anche violenti per gestire la cosa, vedremo un po' come va a finire. Riguardo al muro di Trump, vorrei dire però agli americani che sono gli unici che non dovrebbero parlare di muro, visto che ieri è stata la giornata della memoria corta, cioè quelli che pensano solo agli ebrei, sono stati sterminati dagli inglesi gli americani e gli indiani d'America, i nativi, sono stati sterminati dagli inglesi. Gli inglesi sono andati là 400 anni fa, hanno sterminato gli nativi d'America, i veri americani, cioè gli indiani, li hanno uccisi tutti, gli hanno rubato la terra e oggi parlano di patriottismo. Parliamo del muro di Trump, il famoso muro tra gli Stati Uniti e Messico. Sì, è una cosa ridicola. Non la trovo una cosa giusta, anche perché voler scaricare addosso al Messico il costo di un muro che vogliono fare gli americani, mi sembra una cosa assurda e oscena. E poi non sono i muri che fermano le persone. No, non lo penso proprio. Dovrebbe forse l'America fare degli investimenti diversi e aiutare i messicani. Perché fino adesso i messicani hanno fornito all'America manodopera a basso costo e se ne sono approfittati alla grande. Quindi adesso che sia il signor Trump a risolvere il problema e non certo i messicani. Ma secondo te poi davvero lo faranno questo muro? Perché la convenzione... lui è partito in tromba, Sì, assolutamente, poi si è basato... Non c'è dico solo un gioco quello. Di parole, Trump in tromba. Però sì, secondo me lui è molto convinto, anche perché ha basato buona parte della sua campagna elettorale su questa cosa. Eh sì. Quindi penso che... È ormai obbligato a farlo. Secondo me è obbligato, sì, perché sennò farebbe la figura del cioccolataio. Tu ci vedi un ritorno al passato pericoloso in questa cosa? Sì, però abbiamo visto che poi i muri vengono abbattuti, perché c'è stato in Germania, tra la Germania dell'Est e dell'Ovest, e anche adesso lo vedo. Ma comunque le persone, i flussi non li fermi, o fanno delle politiche che aiutano le persone nei loro paesi, oppure ci saranno sempre queste cose. Gli italiani nel mondo ce ne sono dappertutto. Certo erano grandi lavoratori, ma abbiamo anche esportato cose non proprio piacevolissime.
però dico anche che non è questo il sistema. Parlando di flussi migratori, c'è quello pesante per noi. Sì, è pesante per noi, ma il discorso è questo, noi abbiamo sempre sfruttato l'Africa, adesso ci ritroviamo che sono loro che vengono a chiedere il conto. Esatto, sì, diciamo sì, pesantemente. Qualcuno ha anche sollevato l'idea del muro fatto di navi, il blocco navale per impedire le partenze? Secondo me sono da aiutare nei loro paesi, qualcuno l'ha fatto, non è stato fatto bene, anche perché il problema grosso è che non ce n'è per noi adesso, perché comunque la situazione lavorativa qua in Italia è disastrosa e c'è chi se ne approfitta. Io dico una cosa, cerchiamo di... non dico sì, di aiutarli al loro paese, sembra uno slogan, però loro hanno più da costruire. Qui ormai Tamponi. Diciamo che, tra virgolette, siamo abbastanza saturi, mentre loro hanno da costruire, hanno da fare da terzo mondo diventare secondo mondo e poi primo mondo come noi. Quindi io vedo gente di qua che va in Africa a lavorare. Sono tanti. E sono tanti, sì. Sì, ho amici che hanno preso su baracca e burattini e si sono trasferiti in Africa. E allora dico, se questi si trasferiscono in Africa, come mai non possono avere loro queste opportunità? Forse bisogna formarli. E poi le cose cambiano. Ma dobbiamo cambiare noi fondamentalmente, penso. No. Cosa ne pensa Trump? Il muro si farà? Penso proprio di sì. Sì. È d'accordo? Sì e no. Perché no? Il muro, insomma, da significare di isolarsi da tutti. Beh, non da credo tutto. Che l'America si isoli con il muro. Sì, beh, tiene lontano i messicani. Sì. Non lo so, vediamo poi come si evolverà la alla fine. Comunque lo farà il muro. Sì, penso proprio di sì. Con l'idea che ha lui, sì. C'è qualcuno che vede anche bene un muro tra muro navale, perché ovviamente sul mare non si possono erigere muri, tra Africa e Italia. Sì, anche lì ci vorrebbe. Ci vorrebbe? Sì, sì. Un muro... Ci vorrebbe, sì. Sono d'accordo con quello. Ma un po' terrore del fatto di questi ritorni dei muri? No, ho terrore. Non ti ricordi? No. I muri vanno bene? Vanno bene, sì. Trump, il muro si farà? Però chi lo pagano? Lo vuol pagare a loro, glielo pagano. Lo farò pagare a loro. Ciao! Lui fa, gli altri lo pagano, non ci credo proprio. Beh, qualcuno da qualche parte in fondo ritroverà e lo costruiranno. Hanno aumentato gli avocado, quelle cose. Come? Dici che mette il 20% sul dazio per importare gli avocado e quelle balle lì. Puoi vedere se gli americani lo bevono dopo. E poi? Dici che poi ci mettono qualcosa nell'avocado. Aumentano, no, aumenteranno poi quelli di qui, se vogliono il cocktail col coso, aumenteranno un bel po' per tirare dentro i 20 euro che gli mette lui, 20%. Vabbè. Per costruire il muro. E il muro. Come lo vede il muro? Come lo vedo? Muro? Non mi sembra giusto. No. Perché pensa che non entrano lo stesso da qualche altra parte. Quindi solamente soldi persi. Quanto muro dobbiamo mettere noi qua per tutti questi che vengono? Questa è la seconda domanda che l'avrei fatta. Li prendiamo, stiamo zitti, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Niente. Così. Domando io a lei. Io chiedo a lei. Ci dia risposta. Cosa dobbiamo fare? Cosa va? Li mettiamo sul balcone e li buttiamo giù? No, povera gente, non va bene. Qualcuno ha letto? Un piano dell'Unione Europea per controllare la Libia si punta al blocco alle partenze un muro fatto di navi. Appunto, ma invece di aiutarli qui... Perché non li aiutano là. E se li bloccano lì farebbero meglio. Quindi lo vede bene un muro navale lei? Beh, un muro navale non so come faranno a farlo, però... Non ci vuole tanto, Metto una sopra l'altra. Tanti milioni di persone qui. Sì. Perché non li aiutano là, fanno qualcosa di là. Prima di farli partire, scusa. Almeno, mio parere, poi io non è che capisco. Stai parlando dei messicani o degli africani? No, di questi qui. Da noi non vengono. Quindi dici che bisognerebbe andare in Africa a tenerli e costruire qualcosa lì? Perché qua ormai c'è già tanta gente che non c'ha da mangiare, arrivano tutti loro, non lo so io. Vabbè, carità cristiana si fa anche quello, però insomma c'è un po' un limite a tutto. Ok. C'è un limite quindi anche agli immigrati che arrivano? Certo, penso di sì, che ci vuole un limite anche a farli venire qua. Quando vengono qui cosa gli danno? Li ammassano come bestie dentro nei cosi e poi quando possono scappare escono e cosa fanno in giro? Quindi lei dice stop? Se restassero là sarebbe una bella cosa.
Il muro. Il muro si farà. Mm. Che dici? Che devo dire, l'hanno votato loro. Mm. Un po', per me è troppo estremista, poi si rischia un secondo Hitler. Questo discorso, quindi questo discorso del muro, quindi secondo te no? Cioè, sbagliato, contro. Sbagliato, sì. Davvero, c'è davvero un pericolo che si ritorni davvero? Ha evocato, poi in questo periodo, no? C'è appena stato ieri, c'è stato l'anniversario della Shoah, quindi... Brutti ricordi. Brutti ricordi e il futuro non è roseo, ecco. Tu con questo personaggio, secondo te, potrebbe secondo essere... me è un personaggio sbagliato, al momento sbagliato, nel senso. E soprattutto la guida di un paese come... di un paese importantissimo come gli Stati Uniti. Guarda, il giornale fa un parallelismo tra il muro di Trump e il muro che si pensa, un muro fatto ovviamente... Qui è impossibile realizzarlo in Libia per l'immigrazione, noi non lo facciamo, in okay. Europa non si può fare. Non siamo così estremisti. Non siamo così estremisti. Accogliamo tutti, non vedi che casino che c'è qua. però l'idea è quella di un troppa gente ancora muore nel Mediterraneo, blocchiamo le partenze. No, lo so, è vero. Sarebbe una soluzione perché c'è gente che muore nel Mediterraneo, eccetera. L'accoglienza va fatta, dovrebbe funzionare tutta la macchina, invece, come sai benissimo anche te, c'è ruberie varie, mettono il doppio delle persone dove non ci stanno e gli altri paesi non se li vogliono prendere, quindi è tutto carico nostro. Siamo un po' esasperati, però non puoi neanche fargli un muro, cacciarli in mare o non accoglierli. Dovrebbero darci una mano gli altri paesi dell'Unione Europea che non lo fanno. Loro i muri li hanno fatti, in effetti, vedi. Quindi tu sei contro anche questo muro di io navi? Sì, io sono, accolgo tutti e nella maniera giusta, logicamente. Trump, il muro si farà. Giusto. Giusto? Allora. Motivazioni. Motivazione. Lui ha detto, se mi votate io faccio il muro. Ha votato e lui mette lì il muro. Ok, quindi in pratica non è lui, come tutti dicono, che è un pazzo. Ciao ragazzo, ma che? Lui fa solamente quello che vuole la gente. Allora, lui ha detto, se mi votate faccio questo, questo e questo. L'hanno votato, lui ha mantenuto le parole. Almeno ce ne fosse uno che le mantiene. Okay. Poi, che tra sei mesi glielo buttano giù, è un discorso. Però ha fatto quello che... Ah, perché tu lo vedi così, ce lo costruiscono e poi lo buttano. Per me lo buttano giù. Ah. Ok. O poi sono 3500 km o? Un bel po' di più. Un po' di più, non mi ricordo. Esattamente quanto è, però... Poi lui è stato anche in gamba, ha detto, signori, poi lo pagate voi. Quello! Mica scemo anche. Però dice... se lui mette i dazi, se non lo pagate. Mette i dazi. E via. Ma è anche giusto. Se lo facessero anche qua da noi. Guarda qui cosa a fianco di questa notizia di Trump, cosa c'è? Migranti, prima per controllare la Libia. Blocco le partenze con le navi, faccio un muro anche lì, fatto di navi. Perché non lo fanno? Questi poveri disperati gli costano una cifra, c'è un business, ragazzi. Quindi tu sei per i muri? No. Sia che sono di mattoni che navali, tu muri. Muri per evitare stragi nel mare e riportarli a una condizione che devono rimanere nel proprio paese per avere solidarietà, lavoro e tutto quello che è. Perché il nuovo mercato sarà l'Africa. In questo momento... Come è esplosa la Cina che anni fa si diceva poveri cinesi, adesso è una potenza. Adesso poveri cinesi... Tu adesso vedi l'Africa come una potenza futura. No, l'Africa è una potenza figura, perché ormai hanno distrutto tutto e devono ricostruire. Certo. Tu sai che dopo un conflitto, lì cos'è che c'è? Certo. C'è più niente, almeno anche manodopera, fare imparare a costruire le case, tutto quello che serve. Cioè io non sono che non voglio... dire giusto e sbagliato, però se uno non fa le cose per vedere se sono giuste o sbagliate deve fare le prove, questo è la mia quindi punto di il vista. Tuo è un muro buono? È un muro buono, okay. Poi il Messico vuole paghi, porti di qua la roba, paghi, perché lui dice io faccio il lavoro per il mio popolo, quindi, e infatti vedi che ci sono andati subito in contrasto, gli ha detto io non vengo a parlare con te, però la signora inglese cosa ha fatto? Ha preso l'aereo e è andata subito da Trump. Lei ha fatto il muro con tutta l'Europa, giusto? Ha detto io sono l'Inghilterra e l'altro ha detto io sono l'America. Giusto? Sono pericolose tutte queste divisioni? Ma dici che noi tutto sommato no. Tanto la globalizzazione è stato il male di tutto il mondo, quindi bisogna ritornare indietro un pochettino per ritornare a far crescere il PIL. Vuole costruire il muro? Peggio per lui. Perché? E perché si chiude dentro. Ma lui ha rapporti con tutto il mondo, non ne vuole avere col Messico.
peggio per lui, ripeto. Chiudersi dentro non serve a niente. Quindi? No, assolutamente no. Per me no, poi dopodiché faccia lui, a casa sua fa quello che vuole, però... Ma non è lui che decide, sono gli americani che l'hanno votato. Sì, il problema è che il Messico è il primo fornitore di petrolio degli Stati Uniti, perciò magari se gli gira le scatole al Messico qualcosa succede. Secondo me questa non è la soluzione, dopodiché il problema degli immigrati è un problema che però non si affronta coi muri. Parte già male allora Tampa. Sì, secondo me sì. Oddio, non è che se c'era qualcuno, quell'altra partivano tanto bene. Detto questo, non lo so, vediamo cosa succede. Non è nemmeno la soluzione un muro per frenare gli immigrati dall'Africa? No, anche perché dov'è che lo faremmo il muro? No, il muro ovviamente è fatto di blocco navale. No, secondo me... Si è ipotizzato, eh? No, no, secondo me valgono di più gli accordi con i paesi del Nord Africa per cercare di frenare. È un problema politico, ma gli immigrati arrivano perché non possono stare là. Se potessero stare là non arriverebbero in Europa, secondo me. Di conseguenza il problema è che forse in Libia l'ha creata l'Europa la situazione che c'è adesso, ancorché Gheddafi fosse un dittatore, ma non è che senza Gheddafi la soluzione è migliore, anzi per l'Europa è peggiorata. Così anche in Egitto, no? Di conseguenza probabilmente l'Europa ha creato dei problemi lei e adesso deve risolverli, ma non costruendo il muro, ricostruendo uno stato di diritto nei paesi del Nord Africa che consente alla gente che vuole stare a casa sua di stare a casa sua. Non penso che i bergamaschi che sono immigrati in America cent'anni fa o in Africa lo facevano volentieri, lo facevano perché erano costretti a farlo perché non c'era lavoro lì e non c'era la possibilità di stare a casa loro. Perciò banalmente questo, costruire i muri secondo me non serve niente, costa e non serve niente. Ha sentito che Trump, il presidente americano, vuole costruire il muro con il Messico? Cosa ne pensa? Insomma, non saprei perché non è che sono tanto pratica di queste cose. Ma è giusto costruire i muri tra una nazione e l'altra? Sì e no. Come sì e no? Però non è proprio giusto, giusto. Però no? No. Però un po' sì. Un po' sì, un po' no. Vede, non può. Mi ha preso di sorpresa, poi non dice. Magari sì, perché sapeva. Sì, l'ho sentita. Sì. Alla magari televisione. Sì, perché pensa magari a certo. Ai muri tra Africa sì. E Italia. No, no. Lei non lo costruirebbe un blocco per impedire. Mi sembra giusto, però può darsi che non sono proprio al corrente della in politica. Cosa ne pensa del muro che Trump vorrebbe costruire? Tra Stati Uniti e Messico? Non lo so, io credo che fa una cosa quale non va bene. No. Non va bene perché sono gente che le vogliono scappare, vogliono andare per fare un'altra vita, una bella vita. Quindi vanno accolti? Eh sì. Questa cosa mi ricorda un po' quello che sta succedendo tra gli africani e l'Europa, sì. L'Italia. Guarda, io sono di questo parere perché anche loro hanno bisogno di scappare da questa vita quale lo portano nel loro paese. È tremendo per non aver da mangiare, per essere minacciati, per essere ammazzati. È tremendo. Quindi lei mi pare di capire che per l'accoglienza anche delle persone africane in Italia. Io capisco anche questa perché sono troppi, però dobbiamo essere umani, dobbiamo fare che possiamo meglio di noi per aiutare queste persone. Perché io nella mia vita ho visto tante cose e lo so che significa a vivere anche in male e vivere anche in bene. Quando tu ce l'hai la pace, vivi in un'altra maniera. Quando non ce l'hai la pace, non vivi bene. Quindi continuiamo ad accogliere. Sì, a mio parere è così, perché io sono con grande cuore. Grazie a tutti voi che avete seguito la nostra trasmissione, vi ricordo che potete rivedere quando preferite sempre il Sassone allo Stagno attraverso il nostro canale YouTube, attraverso il nostro sito internet www.maivalle.it. Grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio, il Sassone allo Stagno torna tra 7 giorni.